Ciao, come state? Beh, questo è il nostro solito resoconto di quello che è successo questa mattina nella nostra diretta. Anche oggi eravate veramente tantissimi. Mi avete detto che pioveva, a parte in Sudafrica che insomma faceva caldo, intorno ai 32 gradi e forse in qualche altra parte, ma insomma dobbiamo dire la verità che bene o male c'è stata abbastanza pioggia ovunque. E qui sì, ci siamo subito attaccati a quello che potevamo mangiare in questo autunno, giustamente, no? E polenta come mega naturista che mangiava risotto ai funghi, porcini. Mamma mia, mi viene voglia di andare anche nei, diciamo così, nei boschi a cercarli. E anche le castagne, che in realtà non si raccolgono ancora perché sono ancora piccoline, quindi bisogna aspettare ancora un pochettino. Poi c'è chi, come Pachi, come sempre, mi prende per il palato perché. Insomma, lui cucina tante cose buonissime. Mi avete invitato a venire in Portogallo, ma anche in altri luoghi. Chi lo sa, il Portogallo è effettivamente un luogo dove non sono mai stata e mi piacerebbe andare e potrei cogliere l'occasione, insomma, di avervi anche come guida. E poi abbiamo parlato anche della collana, se vogliamo. Questa collana che, come vi dicevo, è molto particolare perché è di quelle che si praticamente. Si modellano, ecco come si vuole, vedete, si sembra quasi un serpente, e che ho comprato in un mercatino, in una bancarella vintage, in un mercato, in un mercatino a Cap Dag. Cap Dag che subito, insomma, apriti cielo, mamma mia, sì, città bellissima della trasgressione. Ebbene, però, come abbiamo detto anche con Marius, insomma, non è solo città della trasgressione, ma sicuramente è una città che merita di essere vista a 360 gradi, tant'è che io ho acquistato un monolocale che ho fatto diventare Airbnb, vi faccio lo sconto e se venite, promesso, cercate l'Airbnb di Simona, l'appartamento studio che è proprio vicino al mare, attaccato al mare ed è anche nella via dei negozi, è vicino al porto, dicevo perché è la città bella da guardare tutta quanta e molte volte insomma ci lasciamo anche un po' condizionare da quello che ci raccontano. È vero che c'è questo centro di scambismo internazionale o il villaggio naturista molto bello, insomma, anche questo molto conosciuto, ma la città è anche tanto altro e anche i luoghi limitrofi sono belli da vedere. E quindi non mi resta che, come sempre, beh, intanto ringraziarvi perché siete stati tantissimi anche quest'oggi. Come sempre, dirvi che vi aspetto martedì prossimo. Ebbene sì, nel frattempo io faccio che vestirmi perché vi devo salutare, ma vi aspetto martedì prossimo. Come sempre alle 9:30, quindi mi raccomando puntuali, anzi anche un po' prima, facciamo verso le sì, 9:15, direi che può andare bene. E avremo tanto da raccontarci, se avete delle cose da dirmi, magari mandarmi anche delle foto dei luoghi dove abitate, perché sapete che a me piace molto, sono curiosa a raccontare anche i luoghi dove abitate, beh, potete farlo a emacalib@libero.it, oppure ancora in questo senso magari controllare, guardare, insomma, venirmi a trovare sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Per cui con questo basta, vi saluto, vi abbraccio, vi bacio e vi ringrazio ancora per essere stati con me. Vi aspetto martedì mattina, come sempre, intorno alle 9:15. Ciao!